MicroStar International o MSI ci ha abituato negli anni a dei prodotti di qualità e questa scheda madre non fa eccezione. Sto parlando della Z490M Gaming Edge Wi-Fi che andiamo a vedere in questo momento. Apriamola insieme. Questa scheda è compatibile con tutti i CPU della serie Comet Lake, quindi l'ultima serie Intel, la serie 10.000. Diamoci un'occhiata. Come potete vedere, la qualità costruttiva sembra decisamente elevata e impazza uno stile nero molto aggressivo e anche molto tamarro. All'interno della confezione troviamo la nostra scheda madre, i cavi SATA per la connessione ai dischi, le antenne per il Wi-Fi e queste piccole viti servono per fissare i dischi M2. Non mancano ovviamente tutti i manuali di istruzione e persino un piccolo adesivo metallico dedicato al drago di MSI. Questa scheda madre è basata sul chipset Intel LGA 1200, un socket che non è assolutamente compatibile con le generazioni precedenti dei processori Intel. Al contrario di AMD, infatti, Intel punta molto poco sulla retrocompatibilità. Infatti queste schede non sono retrocompatibili con i processori precedenti, né i processori nuovi sono compatibili con le vecchie schede madri. La Z490M Gaming Edge è inoltre dotata di un PCB a 6 strati che migliora le prestazioni termiche di tutta la scheda, in modo da lasciare così il calore dissiparsi in maniera più uniforme e meno invasiva. MSI dichiara di aver prestato particolarmente attenzione alla posizione dei suoi componenti per riuscire a facilitare l'installazione di dissipatori o water block in caso volessimo fare overclock. Inoltre è stata raddoppiata la protezione SD in modo da riuscire a proteggere meglio la nostra scheda madre dalle scariche elettrostatiche. È inoltre presente un piccolo dissipatore in alluminio Shield Frozer per proteggere il nostro SD e dissipare il calore che esso stesso genera. La scheda madre supporta ben 4 slot RAM DDR4 fino a un massimo di 128 GB. Inoltre a livello di connettività troviamo delle prese USB 2.0 interne, una presa USB-C interna e una presa USB 3.0 interna. A livello esterno ovviamente abbiamo la connessione LAN da 2.5G, ovviamente due antenne Wi-Fi, l'uscita audio, anche quella ottica per gli audiofili, e ci sono poi altre 6 prese USB, di cui 2 2.0, 2 3.0 e una USB-C. Non manca poi un'uscita HDMI in caso utilizzassimo un processore che ha già una scheda video integrata. La Z390M Gaming Edge Wi-Fi la trovate ovviamente su bpmpower.com. Il suo prezzo, che è di circa 200 euro, la posiziona nel segmento mid-range, quindi adatta per i giocatori ma anche a chi vuole costruire un PC decisamente performante senza voler spendere eccessivamente. Io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a mettere un mi piace alla pagina Facebook e a followarci anche su Instagram. Grazie e alla prossima!